Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio dove la ragazza che in teoria sta pulendo la piscina non ha ben capito dove dovrebbe puntare quell'arnese. Ci siamo lasciati le scorse puntate con la liberazione di un pazzo criminale e il nostro coinvolgerlo nelle nostre attività di gruppo. Però I think I believe in hate at first sight. Sono riuscito a completare le imprese che vi dicevo. Quindi, non indugiamo oltre, anche perché il premio sono $80,000. Avviamo la missione. Hey, I just got word. The police chief and her task force are making another move. They're trying to get a search warrant for the church. Church? Fuck that. It's time to put an end to this task force. Ottimo. È il momento allora di andare a picchiare un po' di poliziotti. Che poi, in teoria, se vogliamo un attimo metterla sul punto di vista logico, sì, la stag stavo per dire, i marshal e la polizia fanno pressappoco lo stesso lavoro. Anche se diciamo che la marshal è più una roba privata, diciamo, va bene, ci sta. Ma non ha senso che quando io sia la polizia che la marshal che mi sta addosso si sparino a vicenda. Quando per esempio in Saints Row 3, quando c'era sia la stag sia la polizia che ti inseguivano, alla fine collaboravano. Ehi, Lai. Police chief doesn't have the warrant yet, so we still have time to stop her. You got a plan? Yeah. Sì, spariamo. I reckon we'll have a little chat and convince her to drop the investigation. And by convince her, you mean scare the shit out of her, right? Duh. You betcha. We're gonna borrow Hawk's helicopter for this one. Ma non avevamo già un... Vabbè, fa niente, dicevo. Non avevamo già un elicottero Hawks che abbiamo già utilizzato le altre volte, eh? No. Non va bene quello. Va bene. Ovviamente... Do a little good cop, bad cop? Sure. Got a preference? Wait. You're letting me choose? I chose last time, remember? Oh, on the skeezy pizzeria job. Right. Is it weird that I want to be the bad cop? Why is it weird to want the fun role? It's kind of your thing. Do it, Eli. Ma perché la... Be the heel. Che schifo è la telecamera che fa tutto all così? All that practice in the mirror is about to pay off. Comunque dicevo, avevamo un elicottero che potevo usare, ma in questo giro non mi fa prendere nessun veicolo. Madonna mia, se sei stronzo. Avrei preso volentieri la moto. Questa macchina bellissima da dove esce? Eli? Ah, è salito in macchina magicamente come al solito. Eli ha un potere speciale, quello di teletrasportarsi in macchina quando nessuno lo guarda. Ah, comunque, ho... Puttana, raga. Cosa è successo alle ruote? Ok. Ho farmato un bel po' di soldi con, appunto, la rendita oraria. Il problema qual è? Li ho spesi tutti. Li ho spesi davvero tutti per potenziare un po' il nostro arsenale di armi. Problema: non vedo questo gran potenziamento nelle armi. Il che è... un po' così, diciamo. Per esempio, nei vecchi Saints Row, quando potenziavi un'arma, il bonus al danno lo vedevi. Cioè, per esempio, tu avevi in Saints Row 3 la pistola con le munizioni esplosive, che era un potenziamento magnifico, bellissimo, porca troia. Era il mio preferito in assoluto, io finivo le missioni solo con quella pistola. Ma se tu non avevi abbastanza danno, non è che la sua abilità speciale ti salvasse. Alla fine i proiettili esplosivi erano una gimmick che faceva sì più danno, ma doveva esserci il danno già a base della pistola. In ogni caso funzionavano bene per stannare i nemici anche quando avevi poco danno. Il problema è che qui, a parte che tu devi fare delle missioncine per sbloccare l'abilità dell'arma, e vabbè, ci può stare un buon metodo alternativo per sbloccare un'abilità. Il secondo problema però è un altro, è che io non vedo, comprando i potenziamenti, questo bonus al danno che effettivamente il gioco ti dice. Ma non è lo stesso elicottero che ho preso l'altro giorno con Nina? Cioè, no? Vabbè, l'importante è che funziona, poi... Dagli, cazzo, a cazzo duro, andiamo a fare paura alla poliziotta, dagli.
Vai, sali. Eli, sali su anche tu. Vediamo se si teletrasporta. No, questo giro no, questo giro ha camminato. Va bene, si è teletrasportato per entrarci però. You worried about her health? No, her finances. $7 a pack, twice a day. I mean, that's over $5,000 a year. If she'd invested that instead of setting it on fire and sucking it in her lungs, you know. You are a different kind of caddy. Ah, oh, Eli, tu e le tue minchiate. Guardala, guardala, guardala. Ah no, pensavo che era questa macchina qua. Cosa ci fa ferma in un piazzale? Here's a car. Buongiorno. Bingo. What the hell? What the holy fuck? Howdy, Chief Michaels. We need to talk. We're here to make you drop your investigation into the sinks. The purple shirt mafia. Fuck you. I don't bow to criminal threats. You bow to criminal acts? Fuck around. Woo! Back up. Quanto mi diverto. Mamma mia, Eli. Ok, cosa dobbiamo fare? Schiantati contro i container. Signora, mi dispiace, ma dovrà un attimo reggersi alla cintura, signora. Ouch! Christ! You think this scares me? Fuck off! This reminds me of my Vai a cagare. Let's try something with a little more weight. Smash her around the smokestacks. Do your worst. You're still going down. No, you're going down. We'll drop you from 10,000 feet. Hey! Good cop. Shit, right, sorry. Contro le ciminiere. Ouch. Che in realtà potrei benissimo sbattere contro qualsiasi cosa e penso che non cambierebbe molto. Oh, di qua, di qua, di qua. No, troppo. You kill me, the FBI comes in and eats you for lunch. You ready for that kind of heat? Heat? You want heat? Bravo Eli, questa sì che è una buona idea. Vicino al fuoco, davanti alla salsa piccante. Stick her in the fire. What? Eli, I want to smell hair burning. Torna indietro un attimo. No! This feels like a Nebraska summer. Fine! I'll do it! I'll drop the case! Damn, Eli, you made a convincing bad cop. Thanks. I mean, my first thought was to just blackmail her about the stolen antiquities she's been laundering through a hobby store for the Pantheros. Then I was like... Fatti lui del lato oscuro. You know about that? Fuck! Why didn't you start there? I would have caved immediately. Really? Huh. Good to know for next time. Your purple shirts are a bunch of monsters! Ehi, Panteros, ho un regalo per voi. All right, good talk. Just gonna drop you here. The top of Panther Rock? How the fuck am I gonna get down? Hey, you'll figure it out. Whew. Glad to have that task force off our back. We really dodged a bullet. Ciao. Eli, you don't have to dodge bullets when you're covered in Kevlar. Are you telling me you were never worried about them? Ever? No, I'm saying I should get full body armor. Like, full. Eyes, c'è face, qualcosa nascosto qua. Full shebang. Let's just get back to building our criminal empire. Without interference. Sure thing. C'è un cactus. Tutto qui la missione? Ci ho dovuto fare la missione della Madonna. Vai a rubare la poliziotta. Tutto il resto. Fai 800.000 dollari di cose per questo. Però abbiamo sbloccato il Monster Truck. Questo vale tutto. L'impero criminale, livello 4. Ora filerà tutto liscio per i Saints. Però finalmente abbiamo le ultime imprese criminali che possiamo fare. E io direi di fare subito Planet Saints. Se abbiamo i soldi, perché li ho spesi tutti in potenziamenti per le armi. Ricordiamolo, porca puttana, io volevo risparmiare proprio per questo. Perché non li ho risparmiati. Sicuro, sicuro costano $1,000,000 l'uno. Sicuro. Non ci scommetto neanche, ti giuro. E se non 1,800,000. Non vedo niente. Sicuro 800.000 dollari tutte. Però prima voglio vedere questa lama dei Saints. Allora, abbiamo... che cosa abbiamo qui? Aspetta. Ah, i modelli per le armi. Niente di eccessivo, vabbè.
Padroni di Santo Illeso. No, non è questo, per fortuna. E allora cos'è? È un Keyblade. Aspetta, e anche la spada a due mani, ma... è un cazzo di Keyblade. Questo è diventato adesso il mio secondo gioco preferito della serie. Il primo... non lo so. Il secondo, direi. No, dai. Non è il preferito per niente. Ma c'è un cazzo di Keyblade. No, questo aspetto vale anche su altri oggetti o solo su quello? Ti prego. Io ne ho preso uno a caso che non stavamo utilizzando da un sacco. Ma no, ma per... allora, so che il machete è molto più piccolo di una spada e per carità ci sto. Bello il damasco. Però non c'entra molto con un piccone. Non c'entra molto. Basta, ora è la nuova arma migliore. Uccidi gli specialisti con attacchi normali. Ok, in realtà non è neanche così difficile. Basta. Allora, per quanto in realtà, dove sei? Quest'arma qui sia veramente ottima. Voglio il Keyblade. Voglio portarmi dietro il Keyblade, porca di quella puttana. E posso cambiargli il colore. Posso cambiargli il colore. Non riesco a capire cosa sia il motivo di Nauli. Questo qua è il caustico che fa questo effetto figo sulla spada. Non prendesse l'angelo, ci starebbe da Dio. Bene, nuova arma melee. Pronta in squadra, cazzo. Allora, vediamo Planet Saints quanto ci costa. Ecco. Forse più di quanto mi aspettassi. 1.600.000 è un filo tanto. Quant'è la nostra rendita oraria adesso? $309.000 all'ora. Forse non dovrei più toccare i soldi per un po' e aspettare un attimo, però... È rimasta solo la grande rapina del treno da fare ora. E forse dopo la rapina del treno, secondo me, la chiesa sarà pronta. Secondo me sarà pronta. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!